Che effetto le ha fatto intanto di vedere non i suoi ragazzi, i suoi uomini Foglia, Luciani, Cutolo e Benucci? È sempre un'emozione, anche adesso ho salutato Lucio veramente con, col cuore in mano. Noi abbiamo vissuto una cosa che non è. che non, può essere. fortunatamente non si può cancellare nella vita e nel, nel nostro sport che poi è fatto di vittorie che lasciano un po', restano un po' lì, ti dimentichi facilmente, ma di quella cosa lì non ci si dimenticherà mai. E, e quando si è condivisa è qualcosa che ti unisce per sempre venendo alla partita Feralpi più rodata, più organizzata, l'Arezzo ha pagato disattenzioni e forse anche poca personalità lì davanti. No, beh, calcoliamo che l'Arezzo si è riunita, cioè, ha fatto tutto molto più tardi, e eh, io ho visto delle idee però, ho visto delle idee e, e ho visto un buonissimo secondo tempo dell'Arezzo. Quindi per noi sono tre punti d'oro, eh, perché noi comunque è una squadra nostra è molto giovane, avete visto anche eh, gli under con cui abbiamo iniziato la partita. E, se abbiamo iniziato bene, effettivamente abbiamo concretizzato molto cose che non avevamo fatto nelle partite di precampionato, e quindi l'abbiamo messa in discesa. Poi c'è stato un ritorno molto importante dell'Arezzo, e l'avevo già visto col Ponte d'Era. Secondo me ci sono delle idee, e della qualità, appena sistemano con qualche giocatore che so che ancora può arrivare, darà filo da torcere a chiunque, perché ci sono dentro tre o quattro giocatori che sono veramente fuori categoria. Guardando però più al girone, lei che lo conosce bene, a suo avviso qual è la griglia di questo girone? Ah, non ci facciamo ingannare dai risultati a sorpresa di, di oggi, però è un campionato molto tosto. E non è, ci sono dei valori, verranno fuori alla lunga assolutamente. Eh, ma poi ci apre possibilità di essere protagoniste a tante squadre, solo che devi affrontare tutte le gare con grande attenzione, con grande umiltà, non puoi mai pensare di essere superiore a nessuno, a nessuno, quindi devi giocartela bene, lavorare su ogni situazione, eh, prendere i punti quando li puoi prendere, eh, perché è un campionato che veramente ti può, eh, in un attimo puoi trovarti sotto come puoi essere in paradiso in un attimo può cambiare tutto non so se si è arrabbiato per i suoi, per i suoi ragazzi magari che forse potevano chiudere prima la partita Beh, secondo tempo mi ha fatto fatica a uscire eh, merito comunque del, di come ha tenuto il campo l'Arezzo perché ci ha dato tanta pressione e quindi eh, allora, c'è un po' tutto cioè, la, sono contento dei ragazzi perché comunque hanno impattato bene, hanno fatto benissimo il primo tempo, poi l'ho saputo soffrire contro un ritorno di una squadra forte e, quindi sono felice di questo, però come dico sempre, siamo veramente il primo passettino, ne mancano tantissime. Eh, prendiamo i punti, prendiamo anche la, il buonissimo primo tempo la prestazione, ma rimaniamo qui piedi assolutamente per terra perché il campionato è durissimo. Purtroppo si, gio si è giocato senza tifosi, eh, sarebbe stato bello sia per lei che per i tifosi della A questo punto se vuole mandare un saluto a lei. No, io eh, sicuramente quando, quando penso che quando sarà ritorno ci dovrebbe essere la possibilità di vederli e sarà. Emozionante come sempre, quindi vi saluto tutti e li aspetto appena torniamo lì.